E benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un Get Ready With Me, mi preparo con voi e andrò a utilizzare tutti i prodottini della Makeup Revolution, quelli che ho trovato nel calendario dell'avvento, ma anche quelli un po' vecchi. Insomma, vado a fare un mix di cose che avevo acquistato, così le testiamo un po' insieme. E anche perché volevo, diciamo, parlarvi un po' di come ho passato le feste natalizie, insomma, un po' aggiornarvi di quello che mi è successo in questi giorni. Sono cose un po' positive, un po' negative, purtroppo nella vita anche le cose negative ci stanno. Comunque, la maggior parte sono cose positive. Come avete visto già nel video dei regali della Befana, dietro lo sfondo è cambiato perché praticamente, a gennaio, proprio il 1º gennaio, ho ridimensionato la mia stanza, ho fatto dei cambiamenti, ho spostato la mia postazione da un lato della mia stanza a quell'altro. Vedete, non c'è più, non metterò più lo sfondo dietro perché ho deciso di lasciarlo così com'è la mia stanza. Non è male, insomma, è carina. Poi dietro c'ho i miei trucchi, quindi potete vedere anche un bello sfondo. Dopo andrò a modificare anche questa parte qua perché la voglio rendere più carina. Insomma, voglio sistemare tutto, farlo carina, insomma, renderla molto carina la mia stanza. Sono veramente soddisfatta di come è venuta. E poi ho festeggiato le vacanze con i miei parenti, con i miei familiari, e poi dopo ho avuto purtroppo una cosa un po' negativa, che il 31 dicembre sono caduta e mi sono slogata. Grazie a Dio non era rotto, mi sono slogata una gamba, sono dovuta andare al pronto soccorso, quindi l'ultimo dell'anno me lo sono fatto con il piede ingessato, insomma, infasciato, perché il gesso non era necessario, grazie al cielo. Però entro una settimanella mi è passato, quindi mi è andata più che bene. Ho fatto gli impacchi con il Voltaren, così, insomma, un po' cose negative, cose positive. Pazienza, è la vita, tanto se non cascava non ero contenta. E poi niente, ho fatto altri acquistini. Ci saranno altri acquistini che vedrete però a febbraio, tipo, come avevo accennato, della telecamera che cambierà, però questo lo vedrete già a metà febbraio, perché la macchina la devo ordinare, quindi mi ci vorrà un po' di tempo. E poi ci saranno altre novità, insomma, il mio canale sarà pieno ricco di novità, quindi mi raccomando, iscrivetevi, cliccate la campanellina se volete rimanere attivi sul mio canale, perché non lo dico mai sui miei video, ma per l'anno nuovo voglio migliorare. E vi voglio anche ringraziare a tutti voi. Grazie mille di sostenermi. Siamo cresciuti, insomma, un po' di più in questo anno. Mi dispiace che sono stata assente, ma purtroppo la mia vita è un po' un tumulto. Però in quest'anno cercherò di essere un pochettino più costante, fare un pochettino più di video, cercare di assentarmi un po' di meno, perché ovviamente ho sistemato tutto, quindi voglio fare le cose belle, anche per condividere con voi le mie passioni e tutto quello che riguarda il mio mondo, e magari anche consigliarvi qualsiasi cosa. Ma bando alle ciance, siamo arrivati a 4 minuti, tanto che chiacchiero molto. Iniziamo a fare il video. Allora, andrò a utilizzare appunto tutti i prodotti della Makeup Revolution. Vado un attimo a mettermi la crema, che mi sono scordata, e poi ci vediamo dopo. Ecco qua, ho messo la crema e adesso vi faccio vedere velocemente un po' cosa andrò a utilizzare in questo trucco. Allora, la prima cosa, che diciamo, il punto focale di questo trucco sarà questa palettina qui, che ho trovato nel calendario dell'avvento, che si chiama Reloaded Palette Authority, ed è bellissima, cioè i colori sono veramente belli. Andrò a utilizzare un po' di colori nuovi, perché ho deciso che quest'anno nuovo voglio sperimentare ancora di più trucchi più particolari. Quindi andrò a utilizzare come colori transizione, andrò a utilizzare quelli che trovo qui, quelli opachi. Ma come ombretto che andrò a mettere qui, andrò a utilizzare forse questo blu oppure questo rosso qui, che adesso vediamo quale ci sta meglio. E poi andrò a utilizzare vari altri prodotti che vedrete subito in azione. Inizio subito a truccarmi. Allora,
Come fondotinta andrò a utilizzare, vediamo un po', perché io ho due scelte. Ambarama cici cocco. Ho due scelte. Allora, questo che è in stick e questo che è quello liquido. Allora, questo qui è un po' più scuretto, però penso che sia, va bene per il mio colore di pelle, mentre questo qui è un pochetto più chiaro, quindi penso che andrò a utilizzare questo fondotinta qui. Prima però voglio mettere un correttore sotto l'occhio, perché voglio che le mie occhiaie scompaiano un po' di più, e vado a utilizzare questo questo correttore qui, Focus and Fix Liquid Concealer, che poi ho visto che è leggermente più scuro rispetto a quello che pensavo, assomiglia proprio un po' al banana powder, e lo vado a mettere sotto l'occhio per togliere mi depandizzo che c'ho l'occhio, c'ho le cucchiaie molto marcate, ecco. Scusate per la luce, ma questo purtroppo è un difetto che non riesco proprio a togliere. Non so come posso fare per togliere questo difetto che ha la che mi fa la fotocamera. Speriamo che con l'altra fotocamera non ho questi problemi. Allora, per andare a stendere il correttore, uso sempre il pennellino, questo qui a spazzoletta, che mi trovo veramente bene, ve lo consiglio, perché proprio stende bene il prodotto. È molto molto bello, insomma, questo correttore mi piace, promosso. Adesso vado subito a mettere il fondotinta, perché ho visto e ho notato, diciamo, che mettendo subito la cipria sopra per fissarlo, il problema è che mi rimane tutto grumoso. Invece, se vado a mettere subito il fondotinta, si confonde meglio. Vado a prendere il fondotinta, che vado a sbattere un po' per mischiarlo, perché è rimasto fermo parecchio tempo. Vado a prendere la Beauty Blender, che è qui vicino a me, questa Beauty Blender qui, e vado a stendere il prodotto. È molto liquido, quindi vado a fare un po' così. Vado prima un po' a stenderlo con le dita. Allora, è un po' chiaretto, pensavo fosse, con questa luce sicuro, che è più chiaro, mi sono illuminata d'immenso, scusate, e qui dice che deve essere matte, ma io non lo vedo matte, adesso aspetto che si asciuga un pochino e vediamo un po' dopo come si comporta. Vado a mettere sopra un correttore sopra per le occhiaie. E questa volta vado a utilizzare, li vado a provare tutti praticamente, vado a utilizzare questo correttore in cushion. Allora, adesso non mi ricordo come si, quale parte è, eccolo qua. E andiamo a vedere come si comporta. Vado a picchiettare qua sotto. Così ne basta pochissimo, perché vedo che è abbastanza corposo. Così vado a fissare tutto, insomma, senza che metto la cipria, perché mi sono resa conto che mettendo subito la cipria il prodotto rimane pastoso. Adesso vado a prendere il set di pennelli, questi della Obsession, perché andremo a mettere la cipria, e non vedo l'ora di utilizzarli, perché sono veramente belli. Sono questi qua, e per stendere la cipria dappertutto andrò a utilizzare questo qua. Prendo la cipria
questa qua. Questo giro utilizzerò la cipria e la terra normale, la prossima volta andremo a utilizzare la palette proprio delle terre, delle ciprie, perché voglio sfruttare anche questo. E vado a mettere questa cipria su tutto il viso per fissare tutta la base. Vado a fare anche un po' di baking, dato che ci sono, sempre con la Beauty Blender. Vado a prendere sempre la stessa cipria, purtroppo c'è solo questa per adesso chiara. Niente, scusate, perdonatemi, ma purtroppo più di questo non posso fare. Non so come togliere questo difetto, cioè no, le ho provate tutte. Niente, questa macchia rimane. Eccomi qua, e niente, non riesco a risolvere questo problema, non so che cos'è. Non è il prodotto che va nelle pieghette, perché qua vedete qui è perfetto, forse è la mia pelle che è un po' c'ho un po' di rughette, ecco, un po' di pieghette dell'occhio. Andiamo avanti. Allora, ho fissato la base, adesso vado a fare un po' di contouring utilizzando questa palettina qui. Questa qui è quella che avevo acquistato io in un haul vecchio della Pink Panda, se non mi ricordo male, e vado a utilizzare appunto questa terra opaca, e andrò a utilizzare il pennellino che ho trovato nel calendario dell'avvento, questo piccolino, perché ovviamente non ce l'ho un pennello per il contouring. Questo qui è perfetto. Vado a prendere la terra e vado a scaldare un po' incarnato. Wow, guardate che terra bella, molto scrivente. Scusate, chiederò scusa mille volte. Vado a prendere questo pennello qui, vado a stenderlo un po' meglio. Adesso vado a mettere un blush e vado a utilizzare questa palettina qui della Freedom, con questi bellissimi rosa marroncini. La palettina è questa qua, bellissima, e i colori sono questi, guardate quanto sono belli. Allora, io vado a prendere questo colore qua e vado a utilizzare sempre lo stesso pennellino, questo piccolo, e vado a prendere il colore. Questo pennellino è un po' difficile da stendere, e vado sempre a sfumarlo con questo, tanto perché sarebbe troppo grande questo per metterlo, quindi utilizzo sempre questo. Scusate se faccio così, ma vedete, la luce mi perseguita in tutto il video. Allora, speriamo di aver risolto il problema, speriamo, perché voglio farvi vedere il trucco per bene. Allora, vado a mettere il primer che ho trovato dentro il calendario dell'avvento, che sarebbe questo qui, Eye Primer, e lo vado a mettere come base. Fare le sopracciglia, e andrò a utilizzare questa palettina qui della Obsession, questa in polvere, e andrò a utilizzare il pennello angolato che avevo comprato, che avevo preso, questo qua, se volete per tirarlo fuori. Allora, eccolo qua, questo è il pennellino, e vado a fare le sopracciglia.
Ecco qua, le sopracciglia fatte. Adesso andiamo a fare il trucco. Vado a fissare un po' la base che avevo messo prima, che non l'ho fissata, con un po' di cipria. Devo utilizzare questo pennellino qui sempre. Ecco qui. Adesso vado a prendere un pennello da sfumatura. Vado a prendere questo pennellino qua e vado a fare il primo, la prima sfumatura di transizione. Anzi no, prendo questo. Questo è un pochetto, sì, un pochetto più fitto, quindi andrò a prendere quest'altro pennello qua e vado a tirare fuori tutti, così ce li ho tutti a portata di mano. Quello grande lo usiamo dopo. Vado a utilizzare questo qua, che mi sembra un pochetto più largo rispetto a questo, che sembra un pochetto più fitto. Quindi, come prima, primo pennello da sfumatura, vado a utilizzare questo. Vado a prendere questo colore qua. A prendere questo colore qua, questo marroncino, adesso con l'altro pennello da sfumatura vado a prendere questo colore qua, che è leggermente più scuro, per intensificare un po'. Sono molto belli questi ombretti, non sono polverosi. Cioè, un po' di polvere la fanno, però sono quasi burrosi, ecco, non lasciano fallout, vedete? Io non ne vedo di fallout. Molto molto belli. Ecco, già questo è un pochetto più scuro, quindi si vede un pochino di più. Vado a prendere l'altro pennello e vado a sfumare tutti i colori. Adesso vado a prendere un'altra palettina. Sono veramente felice di utilizzarle tutte. Vado a prendere la palettina, sempre quella che ho trovato nel calendario dell'avvento, questa piccolina, che è la mia preferita. Vado a utilizzare questo colore qua, questo qui rossiccio. Vado a utilizzare questo pennellino qua da sfumatura e vado a fare un'ulteriore sfumatura per scurire ancora di più la riga di transizione, la sfumatura di transizione. Bellissimo questo colore, mi piace troppo. È proprio come lo immaginavo. Vedete, questo è un pochetto polveroso. Però fallout non ne fa, quindi è polveroso solo sulla cialda. Vado a prendere pennellino da sfumatura più largo, vado a sfumare. Adesso vado a prendere un po' di nero, sempre con lo stesso pennello. Questo qui, vado a scurire un po' qui. E adesso vado a mettere un colore
shimmer e vado a cercare qualche colore qui nella palette. Credo che andrò a utilizzare questo blu, voglio cambiare colore perché già questi colori li uso spesso. Vado a utilizzare questo blu qua. Vado a prendere un pennellino piatto che trovo sempre all'interno del set di pennelli, che adesso non trovo, eccolo qua, non lo trovavo, questo qui, e vado a prendere appunto questo colore, però vado a bagnare il pennello perché lo voglio più intenso. Prendo l'acqua, bagno il pennello e vado a prendere questo colore qua. Lo vado a mettere solo da questa parte qua, la fine dell'occhio lo lascio libera perché ci metterò un altro colore. Vediamo come viene da bagnati. Prendere il pennellino, la sfumatura, e vado a risfumare un po' il marroncino sopra questo colore qua, che è stupendo, penso che sarà il colore che finirò subito. E sopra ci aggiungo un po' di nero per mischiare un po' i due colori, faccio un mix. Piatto e vado a picchiettare un po' per fare la sfumatura, e questo è quello che volevo che venisse, molto molto carino, mi piace così. Adesso lo vado a fare anche dall'altra parte. All'interno dell'occhio, quello che è rimasto, vado a mettere un altro colore, sempre bagno il pennello, giro il pennello perché l'altra parte è pulita, e vado a prendere l'ombretto più chiaro, questo qua, lo vado a mettere qui all'interno. Ecco qua, questo è il trucco. Adesso vado a mettere l'eyeliner, un po' di fallout l'ha fatto, vedete? Poco poco però, rispetto ad altri ombretti ha fatto poco fallout. Adesso vado a mettere l'eyeliner, e l'eyeliner andrò a utilizzare quello che avevo preso un po' di tempo fa sempre. Questo eyeliner qui, allora, c'ho da dire una cosa purtroppo negativa. Io avevo comprato questo eyeliner qui, dopo farò una review se volete. Comunque già vi posso dire che non è un granché come eyeliner, quindi non ve lo consiglio.
sarebbe il double flick liquid eyeliner, perché hanno una punta un po' più spessa e sottile e l'altra è un po' più cicciotta. La pecca di questo eyeliner è che è doppio, quindi condividono la stessa spugnetta imbevuta di liquido. Quando lo mettete da una parte, cioè se lo mettete così, il liquido va qua e quindi le punte rimangono asciutte. Se invece lo mettete in verticale o da una parte o dall'altra, l'altra punta rimane sempre asciutta, ecco, quindi bisogna o sbatterlo oppure aspettare che il liquido scenda, e quindi non è proprio un'ottima idea, insomma, come eyeliner. Però l'avevo già provato e non è che mi ci sono trovata benissimo, quindi non ve lo consiglio. Se prendete o questo oppure l'eyeliner con una punta sola. Infatti oggi andrò a utilizzare questo, che assomiglia a quello della Kiko, il Precision Eyeliner, e io lo adoro, quindi adoro anche questo, e lo vado a mettere. Ecco qua, non fate caso che ha colato, ma colpa mia che sono andata troppo vicino all'occhio. Comunque questo è waterproof. Io ho preso proprio quello waterproof perché mi fa più comodo. Ho problemi di lacrimazione, quindi questo waterproof mi aiuta un po'. Ecco qua, ho messo l'eyeliner, l'ho fatto un po' più spesso. Adesso vado a mettere un po' di colore sotto l'occhio e andrò a utilizzare questo pennello qui, piatto. Questo l'avevo preso proprio apposta per fare il contorno dell'occhio inferiore dell'occhio, il contorno inferiore dell'occhio. Vado a tirarlo poi. Eccolo qui, vado a prendere un po' di marroncino e un po' di marrone. Vado a prendere prima il marrone, il nero, scusate. Vado a prendere prima il nero. Pennello da sfumatura, vado a prendere quello arancione ruggine e vado a sfumare insieme al nero. Adesso vado a pulire un po' la zona, perché vedete paro troppo ombretto. Vado a utilizzare sempre lo stesso, il Focus and Fix. È da tanto che è da un po' che non mi trucco. Mi sono truccata poche volte durante le feste, quindi un attimo devo riprendere la manualità, perdonatemi. Però mi sono ripromessa che quest'anno faremo tanti video di make up. Preparatevi, perché ho tante palette da utilizzare e farò anche qualche review delle palette, perché non ne sto facendo più di review. Ecco qua, adesso vado a prendere la Beauty Blender e vado a prendere la Beauty Blender e la cipria e vado a fare un po' di baking per fissare il tutto. Qua ho risolto il problema. Adesso vado a mettere un po' di matita nera, la andrò a mettere solo all'angolo dell'occhio e vado a prendere questa qua che ancora è sigillata, praticamente non l'ho mai utilizzata, della Freedom.
Speriamo che sia una matita buona. Andiamo a provare, poi vi farò sapere come mi sono trovata. Eccola qui, è lunghissima, della Freedom, e vado a metterla. Vado a prendere il pennellino, questo di prima, piatto, vado a prendere lo stesso ombretto, questo qui luminoso, bellissimo, questo mi piace tanto come ombretto. Come illuminante più che altro, lo vedo molto bello, e vado a metterlo anche un pochetto qua dove rimane il vuoto. Ecco qua. Adesso, dato che ho fatto già la base e tutto quanto, vado a mettere l'illuminante e vado a utilizzare uno degli illuminanti che avevo trovato all'interno del calendario dell'avvento, e vado a utilizzare questo qua. Però prima di mettere questo, vado a mettere questo illuminante qui, sempre trovato nel calendario dell'avvento, questo liquido, e vado a metterlo un po' sugli zigomi. Guardate che spettacolo, quasi quasi lascio solo questo, è bellissimo. Guardate che io voglio che si veda un po' di più, vado a mettere questo qua, vado a utilizzare il pennellino, questo qua, lungo. Oh, bellissimo, sopra fa un effetto bellissimo. Non so se riuscite a vederlo, bello. Metto un po' sul nasino e un po' qua. Qua, allora vado a intensificare un pochino la terra perché voglio che si veda un pochino di più. Vado a utilizzare però questa volta solo questo, non il pennellino quell'altro, perché sennò non si vede niente. Il blush di prima rintensifico un po' perché vedete non si vede un granché, sempre con lo stesso pennello. Vado a prendere questo blush qui. Forse con questi pennelli qua è meglio rispetto a quelli, a quello lì che avevo trovato nel calendario dell'avvento, però l'effetto mi piace. Adesso andiamo a mettere il mascara, e io ho due opzioni. Ho questo qui della Freedom cicciotto e questo qui un po' più sottile della Make Up Revolution. Io andrò a usare quello cicciotto sopra le ciglia superiori, sulle ciglia superiori, mentre questo qui, che è un pochetto più sottile, sulle ciglia inferiori. Vediamo come si comportano. Vado a scaldarlo un po'. E vado a metterlo. Si presenta così lo scovolino. Vado a mettere il mascara sulle ciglia inferiori, utilizzerò questo qua, sempre vado un po' a scaldarlo, è un po' secco,
Purtroppo questo qua mi si è un po' seccato, dopo lo andrò a mettere nell'acqua calda. Un consiglio, se volete far ritornare i mascara un po' più liquidi, basta che li immergete in un po' d'acqua calda, in una tazzetta con acqua bollente calda, li lasciate per un po' di tempo, il tempo che il caldo penetri all'interno della plastica e poi ritornano come nuovi. Questo qui è un trucchetto che ho imparato perché ovviamente ho abbastanza mascara, quindi non voglio perderli e quindi ho optato per questo trucchetto perché vedete sono un po' secchetti. Vado a metterlo sulle ciglia inferiori. Allora, questo è ricurvo, vedete è incurvato. È un po' difficile da stendere perché appunto è incurvato. Qua. Allora, adesso vado a mettere un rossetto. Dato che ho gli occhi molto, diciamo, scuri, ecco, con questo colore molto acceso, vado a mettere un rossetto un pochetto più nude e vado a prendere i rossetti, quelli che ho trovato nel calendario dell'avvento e vado a scegliere uno di questi. Credo che andrò a applicare proprio questo colore qua perché voglio che sia oppure questo qua. Sono decisa tra questi due. Adesso vedo un po' e poi vi faccio sapere la mia scelta qual è. O anche questo. Questo qua. Questo è proprio per il mio colore delle labbra. Forse userò questo, sì, ho deciso, utilizzerò questo qua. Ho deciso, utilizzerò questo rossetto qui che si chiama della linea Made in Lipstick, si chiama Swish. Ed è questo marroncino, questo qui. Lo vado a mettere. Eccolo qui, questo è il rossetto. Mi piace tanto questo trucco, molto bello, molto molto grazioso. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato idea per qualche trucco particolare. Io ho voluto sprovare tutti i trucchi, alcuni diciamo della Makeup Revolution, quelli che ho acquistato e mi sono trovata veramente bene. A parte il difetto, che ho riscontrato con, il correttore, ma non credo che sia il correttore perché da questa parte qui era perfetto, forse è la mia pelle che è un po' così, e quindi in linea di massima mi sono piaciuti tantissimo. Non ho nulla da dire, ve li straconsiglio se andate sul sito della Makeup Revolution perché alcuni li ho comprati lì, altri invece da Pink Panda. Comunque se volete questo, volete un trucco, se volete dei trucchi veramente belli, scriventi, che hanno una resa ottima, io vi consiglio la Makeup Revolution perché
veramente sono stupendi. L'unica pecca, l'unica cosa che non vi consiglio è questo eyeliner qui, perché ovviamente c'ha le punte che si asciugano subito. Purtroppo è stata una delusione, però per il resto vi consiglio tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere qual è il prodotto che vi è piaciuto di più e se vi è piaciuto questo trucco qui, e mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!